Il Moscati scrive al comune, che replica all'ospedale, che ricorre al TAR. Il grande caos sui mancati lavori di ampliamento del pronto soccorso continua. Pizzuti e Festa si parlano a mezzo stampa, i sindacati invocano l'intervento di De Luca, tutti sembrano perdere di vista le procedure. È per questo motivo, carte alla mano, che proviamo a dimostrare perché si tratta di un polverone inutile. Lo scorso 8 agosto il comune di Avellino, attraverso il segretario generale Vincenzo Lissa, il responsabile dello sportello urbanistico Rosalia Valdanza e quello del procedimento Michele Di Iorio, hanno già chiarito e messo nero su bianco. La mancata realizzazione del previsto adeguamento del pronto soccorso è imputabile solo ed esclusivamente ad una scelta dell'azienda ospedaliera. Lo si legge testualmente nella nota indirizzata a Cittadinanza Attiva ed al Moscati. I responsabili comunali sono gli stessi incaricati dalla legge di individuare presunti abusi edilizi sul territorio, ragion per cui, se c'è il loro via libera, non si capisce quali siano gli ulteriori dubbi da dissipare. Anche perché i tecnici richiamano la legge, gli articoli 11, 27 e 7 del testo unico dell'edilizia. Quest'ultimo in particolare afferma: per i beni e le opere caratterizzati da finalità pubblica è esclusa la necessità che gli interventi siano preceduti dal permesso di costruire. La titolarità dell'opera potrà essere valutata anche alla fine dell'intervento e non ne impedisce la realizzazione. Tra l'altro non sembra sia il primo lavoro effettuato dall'ospedale per il pronto soccorso, come si è agito in passato, l'interrogativo è d'obbligo. C'è dell'altro, il TAR ha respinto l'istanza cautelare del Moscati sulla proprietà, riconoscendo che dal comune non è arrivato nessun no alla realizzazione. Pizzuti invece chiede su questo ancora lumi. Ad agosto intanto il pronto soccorso esplodeva con 75 accessi, un record negativo in assoluto, fatto di uomini e donne in attesa di cure, non di atti burocratici di cui davvero non si capisce l'utilità. Melina politico-burocratica, la stessa con cui peraltro il sindaco rimanda al giudizio del TAR nel merito della proprietà sui suoli, ma vale anche per lui, i tecnici hanno già parlato, il Moscati può realizzare l'intervento di ampliamento, tutto il resto è amplificazione del caos. Cittadinanza Attiva ha preannunciato per il 10 settembre la trasmissione degli atti in procura. Forse è lì che si spegneranno i riflettori mediatici per cominciare ad entrare nel merito.